Buonasera amici ed amiche della Jessima Sesia Basket, benvenuti al Pallavolo Piano. Quest'oggi ospite al palazzetto borgosesiano la prima in classifica all'Unieuro Forlì, favorita numero uno per la vittoria finale del campionato, la promozione in A2, squadra che guida la classifica del girone A della Serie B da penso la prima giornata di campionato, ma che oggi la condivide insieme a Piacenza, altra grande squadra, altra grande favorita per la vittoria finale e la promozione. Quintetto di Forlì, direi un quintetto da A2 come l'ha definito Coach Vance, sostanzialmente una formazione di A2 senza gli americani. Ferri in cabina di regia, in guardia Sebastian Vico, numero 3 Pedersini, numero 4 Pignatti, numero 5 Paolo Rotondo, ex A2 a Tortona l'anno scorso, Pignatti e Vico, a Siena insieme l'anno scorso in una storica promozione. Nella rifondazione della Messana Siena per Lorenzo Panza invece, solito starting five dove Renato Quartuccio è in cabina di regia, Francesco Paolini in guardia, numero 3 Olivier Giacomelli, capitan Santa Rosa, numero 4 e il giovane Dario Zucca a saltare per la contesa 2. Qua con me anche quest'oggi il filo Michele De Bran. Ciao a tutti, gran partita oggi al Pallavolo Piana, grandi giocatori su questo parquet oggi, tra cui non ancora citato da Paolo dalla panchina Rodolfo Rombaldoni, che è stato per un paio di edizioni una colonna della nostra nazionale, ma adesso si comincia. Contesa vinta da Paolo Rotondo, palla a Ferri, uscita subito per Vico, pericolo pubblico numero uno, ribaltamento e pingarol centrale, Pedersini la dà dentro a Pignatti che gioca a spalle contro Giacomelli che ha centimetri e chili in meno, Zucca ci mette una mano di troppo su un buon aiuto, primo fallo per lui. Buon lavoro di Zucca in aiuto sul fondo, peccato che ci vada con le mani basse invece che con le mani alte. Già chiare le scelte di Coach Panza che sui post-up di Pignatti vuole farlo ricevere più lontano possibile e andare a raddoppiare questa situazione. Palla di Vico un po' scomoda dentro, Paolini intercetta, parte a tutto campo, uno contro uno in faccia a Pignatti, sbaglia la correzione Zucca, palla a Ferri. Bella la palla dentro per Pedersini, tiro dalla media, lungo, si nota, rimbalza, la tocca Pignatti, la controlla Pignatti in mezzo a tre, esce molto bene in palleggio, Ferri con tutta la calma del mondo, retromarcia e Pingarol centrale con Rotondo, batte Zucca, reverse, sbaglia ma correzione incredibilmente sbagliata da Rotondo, due tappini errati in due situazioni identiche. Ora 0-0, un paio di errori abbastanza puerili da parte di Forlì e un errore di layup di Paolini, partita intensa, ritmo alto, Zucca oggi avrà penso le mani molto piene. Palla difficile di Giacomelli per Zucca che non la controlla, riparte subito Forlì, palla Pignatti che la vuole dare dentro a Pedersini, salta però Giacomelli, scioccamente commette fallo, saranno due tiri liberi per Forlì e primo fallo di Olivier Giacomelli. Vediamo già una delle chiavi di questa partita, la ricerca continua del post-up da parte di Forlì, in quanto comunque con una front line composta da Pignatti, Pedersini e Rotondo a livello di ingombro e d'altezza sono veramente importanti. Valsesia Basket dovrà difendere veramente di squadra in queste situazioni, viceversa per quanto riguarda l'attacco Valsesia Basket sarà importantissimo mantenere e controllare il ritmo per non consentire facili contropiedi alla squadra emiliana. Tiro libero messo a segno da Pedersini, 1-0 per Forlì. Quartuccio, piccherò il centrale con Giacomelli, ribaltamento per Zucca, palla Santa Rossa che attacca subito Pignatti, qualche difficoltà e primo canestro di Walter Santa Rossa. Mamma mia, Walter Santa Rosa, che cosa, non ha più le gambe per battere Pignatti, ma tiene il contatto, Pignatti un po' pigro va fino in fondo, bravo Walter. Pedersini, pick and roll con Rotondo, spalla canestro, arriva Paolin, la palla va fuori da Ferri, tripla mancina, anche perché è mancino, si lotta a rimbalzo, un po' di difficoltà di Zucca, la prende Rotondo, fuori per Vico, che qua l'anno scorso con Siena fece veramente male alla difesa siesiana, ma a rimbalzo andiamo sotto malamente. Due punti di Rotondo, 3-2 Forlì.
lì sta tirando abbastanza male, un paio di piazzati sbagliati, ma chiaro dominio a rimbalzo, anche perché Valsesi è sempre in pre-rotazione, di conseguenza non ha responsabilità individuale sui tagli a fuori. E ancora Walter Santarossa come Allen Iverson, li sbatte tutti dal palleggio, grande Walter. Walter Santarossa che si fa sempre un giro con la sua DeLorean, torna indietro nel tempo e si ricorda di quando era un numero 3 e batte i lunghi di Forlì. Non vengono dati due tiri liberi ed è rimessa dal fondo per Valsesia che la dà a Quartuccio, ribaltamento per Paolin, Piccherol centrale tra Francesco e Zucca, solito tiro, anzi passaggio dentro, Zucca spalla canestro contro Rotondo, si lotta al rimbalzo, la tocca Zucca, palla fuori, rimessa di Forlì. Mezzo contatto su Dario che patisce queste cose, ci stava secondo me il non fischio. Dario deve imparare a essere un po' più duro su queste situazioni di post, tenere questi contatti e riuscire a prendere un buon tiro con equilibrio lo stesso. Quartuccio allunga la difesa su Ferri. Quartuccio mette pressione, palla bellissima dentro per Pederzini, rovesciata e due punti di Pederzini che sta spiegando a Giacomelli un paio di cose offensivamente, riesce sempre ad anticipare le scelte di Olivier. Giacomelli per Paolin che attacca subito Vico, palleggio all'indietro ad una velocità fotonica, tiro sbagliato, arriva Quartuccio, la tocca ma non controlla, bravo Renato a non commettere fallo su Ferri, palla ancora a Vico, Piccherol con Rotondo sono fintata, Zucca ci mette molto bene una mano, bravo Dario che evita due punti praticamente fatti. Buon lavoro di Dario in questa situazione, che le braccia ce le ha lunghe per davvero e riesce a mettere la punta di un dito su questa situazione del playmaker che voleva servire il collante. Valsesia Basket però ancora abbastanza impacciata in attacco, a parte due soluzioni di Santarossa. E bravo Pignanti, giocatore che a me piace da morire su questa rimessa, andare a mettere due punti, 7-2 Forlì. 7-2 Forlì, gran canestro di Pignanti, direttamente dalla rimessa, mette i piedi a posto in un amen e ne spara due, e si vanno in fondo alla retina. Zucca move, tutto molto bene, ma poi è uno scarico nelle mani di Vico che riparte a tutta velocità, finta di tiro di Pignanti, che però la ridà a Ferri, palla a Pederzini, dentro a Rotondo, pre-rotazione di Quartuccio, muovono bene la palla però i giocatori di Forlì, tiro dalla media e timeout obbligato per Coach Panza, 9-2, siccità difensiva e siccità offensiva in questo momento, poche soluzioni in casa valsesiana contro la front line gigantesca di Forlì in attacco e qualche difficoltà soprattutto a contenere il post up della difesa e dell'attacco di Forlì. Assolutamente, in questo momento i problemi difensivi di Valsesia Basket nascono soprattutto sotto le plance, dove la fisicità di Forlì è veramente importante. Il secondo tipo di problema è che Jesse Valsesia, per le scelte tattiche che sono state fatte, essendo spesso in pre-rotazione, non ha poi responsabilità individuale in situazioni di rimbalzo. Offensivamente invece la palla viene palleggiata troppo e passata poco, creando poco ritmo e facendo muovere poco la difesa forlivese. Partita che in questo momento comunque è totalmente nelle mani di Forlì. Vediamo se Valsesia Basket riuscirà a cambiare un attimo l'inerzia di questa partita. Sicuramente c'è necessità di più pressione sulla palla per mettere un attimo in crisi o più in difficoltà gli esterni forlivesi, solo per dare la palla dentro o comunque a costringerli eventualmente a soluzioni un po' più individuali. Forlì, squadra da trasferta, quest'anno non ha mai perso in trasferta, ha perso in casa quattro partite perse in casa. Vedremo se continueranno in questa cavalcata lontana dalle mura amiche. Palla a Quartuccio, quintetto confermato, nessun cambio per i due coach. Santarossa vuole attaccare Rotondo, ma in realtà gli spara una tripla in faccia. Il capitano nel momento del bisogno, Santarossa 5, Forlì 9. Ancora gran canestro di Walter che legge il cambio della difesa e mette una bomba in faccia a Paolo Rotondo che lo stava aspettando. Rotondo qualche problema, palla fuori a Vico, Piccherol, Rotondo, Vico, cambio di mano, scarico grandissima però parata di Quartuccio. Vico gli ritorna la palla in mano, quasi la tira, ma Pignanti ancora rimbalzo, che fantastico giocatore Pignanti che però sbaglia
un comodo tiro da due un po' dimenticato dalla difesa, e allora i Paolin già dall'altra parte, finta il pick and roll, la vuole dare dentro Santa Rosa ma non c'è spazio. Quartuccio riesce a slalomeggiare contro il gruppo di Pederzini ed è pronto ad entrare Simone Tomasini per uno stanchissimo Paolin che ha le mani piene in difesa contro Vicus. Davvero mani piene in difesa per Paolin, cambio con Spanza penso sia più offensivo di quanto la palleggia troppo e la muove troppo poco Francesco, che è una delle sue doti di solito, ma contro questa difesa può diventare un problema. Pick and roll, Quartuccio Zucca, un po' battezzato Quartuccio, alza una palla strana per Zucca che commette infrazione di passi, giusto il fischio dei grigi, Dario, era passi grosso come una casa. Quartuccio allunga un po' la difesa su Ferri, non sembra sentire troppo questa pressione, tuttavia 5-9 per Forlì. Vico contro Tommasini, uscita per Ferri, Quartuccio però arriva Giacomelli, prerotazione, mano di troppo di Olivier, secondo fallo per lui, cambio immediato, entra Giovara, vediamo se sarà ripreso un po' da una serie di problemi agli adduttori che l'hanno tenuto un po' lontano dai campi. Un po' troppa fretta forse per la difesa valsesiana su questi raddoppi, questa situazione rotonda era quasi a 5 metri dal canestro, si poteva aspettare un attimo, andare a raddoppiare forse. Ferri dimenticato e canestro facile per lui da 2, 11-5 Forlì, Santa Rosa, cambio difensivo per Forlì, finisce rotondo su Capitan Santa Rosa che però sbaglia. La lotta a rimbalzo premia ancora una volta Forlì che con Ferri è già dall'altra parte, Piccarolo impegnato, bello lo scarico per Pignati, non si intendono ma l'idea era molto bene, molto buona, peccato per l'esecuzione. Buon lavoro questa volta di Zucca coi piedi, ancora sempre il vizio di avere le mani in tasca invece che le mani alte a nascondere certe linee di passaggio, certe situazioni. Giovara contro Pederzini, la ribalta per Tommasini, piccherone immediato, arresto e tiro da due per Simone, arriva Renato, ci mette una mano ma la controlla Pederzini, che palla di Vico e gli scalpella l'assist Pederzini stoppandosi sul ferro, ma che palla di Vico in contropiede, davvero passaggissimo di Vico, peccato l'errore di Pederzini su questa situazione di contropiede. Su questa situazione di pick and roll continuamente fa fondo Forlì, continuiamo a dare a sbagliare però come li tiri, Ferri è già dall'altra parte, grande difesa di Quartuccio, non ci arriviamo però al rimbalzo, la prende rotondo e Zucca, secondo fallo anche per lui, pronto il cambio, entra Gianluca Giorgi. Giocatori valsesiani che devono essere più pronti ad andare a lottare a rimbalzo difensivo tutti e cinque su queste situazioni. Secondo me diventa veramente importante quanto andranno a rimbalzo da difensivo gli esterni. I lunghi hanno già le mani piene, ha bisogno anche dei piccoli che volino dentro a quell'area. Pico, piccherò il Pignati, arresto e tiro da due. Non va a prendere rimbalzo Giovara, conduce lui la mezza transizione, 3.30 alla fine del primo quarto, sempre più secco lì, ancora a fondo, Santa Rosa la ribalta per Tommasini, altro pick and roll, blocco al limite per Giorgi che sicuramente è un bloccante migliore di Zucca in queste situazioni, cambio per Forlì, esce Ferri, entra l'altro playmaker Roberto Maggio. Come diceva prima Paolo, difesa di Forlì che continua a far fondo su questi pick and roll. Dobbiamo, deve essere più brava Valsesia Basket a uscire da quella situazione, soprattutto con cercando Walter e poi Gatti che avranno spazio per quei tiri. Lei ha intanto di Quartuccio che sbaglia un semi rigore che fa il paio con quello di Pederzini precedente. Roberto Maggio, finta partenza, sbaglia l'appoggio da sotto, grande lavoro però di Maggio che la rimanda subito per Vico, finta, arresto, palleggio, tiro, 2 punti per Vico di ottima fattura.
difensivamente ci stanno facendo ballare non poco. Assolutamente, assolutamente. Eccola qua la situazione che abbiamo detto precedentemente. Peccato il tiro di Walter è corto, ma questo tiro potrà essere una costante per tutta la partita. Figaro al maggio rotondo, attacca Giorgi, una linea di passaggio, scarico difficile, la prende Tommasini, 3 contro 0, appoggio facile di Simone, 7 a 13, errore di Maggio che ha scaricato direttamente nelle mani dei Sesiani. C'è spazio e allora si fa vedere Vignanti che blocca per Pederzini, retromarcia di Pederzini, non c'è spazio di nuovo e Vico in angolo contro Quartuccio che gliela prende, fischio contro Renato Quartuccio, no, fallo contro Vico. Fallo contro Vico, bella difesa in questa situazione di Valsesia Basket e attacco di Forlì che si è un attimo incappicciato su quella situazione di Pizarro, Capignatti e Pederzini. Momento della partita in cui Valsesia Basket sta riprendendo un attimo le misure e cambio da parte del coach di Forlì. Entra Arrigoni per Pignatti, entra Jimmy Gatti per Capitan Santa Rosa, vediamo cosa cambia nell'attacco valsesiano che vede in quintetto il suo miglior tiratore in questo momento da 3 punti, Jimmy Gatti, ribaltamento intanto di Giorgi, uscita secca per Gatti, ribaltamento per Quartuccio che prende la linea di fondo, prova a farsi fischiare un fallo, ma ottima la difesa di Arrigoni, braccia alzate, non è mai fallo. Giorgi contro Rotondo, sportellate, ci mette una mano Gatti. Bravo Nicolò in questa situazione contro un piccolo, mani aperte, ostacolare le linee di passaggio. Cambio del coach di Forlì per andare proprio sulla maggior perimetralità di Gatti rispetto a quella di Santa Rosa in situazioni di tiro. Arrigoni da 27 metri, solo ferro, Tommasini è già dall'altra parte a tutta velocità, grande difesa ancora di Arrigoni, grande rimbalzo di Giovara, Edward! Gioco da 3 punti, ce n'è per 3, tiro libero supplementare per Giovara, grande rimbalzo, 9 a 13, Forlì 1 e 27 al termine. Bravo Giovara che da quando è entrato ha dato una botta, una pompata di energia al quintetto di Cospansa con un paio di situazioni difensive importanti, con un gran rimbalzo, probabilmente adesso un fiato per Renato Quartuccio, autore secondo me di buonissime cose difensivamente, un po' meno offensivamente. Dall'altra parte invece dentro il numero 17 Bonaccini per Vico che avrà un attimo di pausa. Se no stava qua. Buona rete, Edoardo Giovara, meno 3 Valsesia, palla rotondo, Maggio contro la pressione di Paolino che ha rilevato Quartuccio, intanto bravo Paolino a mettere pressione, sempre pronto con le mani, palla dentro Rotondo contro Giorgi, grande aiuto di Tommasini, sono tutti chiusi e Tommasini la prende, tuffo, la dà per Giovara che la controlla in qualche modo, un po' di confusione, tunnel, un po' di calma, Tommasini, attacco a scarico per Giorgi dalla media, ferro, grande rimbalzo di Tommasini, Edward, canestro e fallo, ce n'è di nuovo per 3, Simone Tommasini con tutta la sua carica da una scossa a Valsesia e time out per Coscarelli. Situazione cambiata, energia di Valsesia Basket che con le entrate di Giovara e Tommasini ha messo il 4x4, scelte difensive anche migliorate, più pressione sulla palla, i raddoppi sul post che arrivano al momento giusto e non con troppo anticipo in modo di dar tempo all'attacco di Forlivese di leggere queste situazioni e situazioni di campo aperto che nascono. Brava Valsesia, bravo Simone Tommasini a far correre i compagni. Grande, secondo me è bellissimo il duello Maggio Paolin, due giocatori con le garrette d'acciaio, mi piace correre e ritmo fortissimo. Vediamo come si ricomincia per gli ultimi 54 secondi. Per chi non masticasse il dialetto piemontese, le garrette sono le caviglie. Adesso se poi lo scrivete su Google Translator, troverete.
Intanto in questa pausa ne approfitto per fare gli auguri di buon compleanno al nostro fan numero uno, il signor Daniele Paolin, che ieri ha compiuto gli anni. Tanti auguri Daniele, a tutto il Valsesia. 32 mi raccontano. 32 portati benissimo. Si ricomincia, meno uno Valsesia Basket. Tiro libero per Tommasini per impattare a quota 13. Quintetto con Paolin, Tommasini, Giovara, Gatti e Gianluca Giorgi. Risponde coach Garelli con Maggio, Pederzini, Rotondo, Arrigoni e non vedo Bonaccini. Sbaglia il libero Tommasini. Un po' di proteste con Acini già dall'altra parte, il petto, un fallo un po' non fischiato, grande palla di Maggio, Bonaccini però non prende il tiro, e allora il pick and roll attacca bene Maggio contro Giorgi, inventa un canestro di talento puro di Roberto Maggio, 12-15 più 3 Valsesia. Davvero gran bel canestro sul bel aiuto di Giorgi col petto, braccia alte. Tommasini, bello lo scarico per Gatti, uscita forte di Arrigoni che non vuole concedergli il tiro, battezzato Giorgi che prende il tiro dal jump dalla media e lo sbaglia, 13 secondi, rallenta Maggio per prendersi l'ultimo tiro del primo quarto, 7 secondi, arriva Rotondo, cambio difensivo, finisce Giorgi, Maggio arresta il tiro da 2, no, tiro, Gatti da 8 metri, non viene accolta la preghiera. 12-15, fine primo quarto, un bellissimo primo quarto con Forlì che lo fa da paragrona nella prima frazione di gioco e poi c'è il rientro degli uomini di Pansa. Tutto pronto per ripartire in questo secondo quarto, 12-15 per Forlì più 3. Quintetto di Forlì composto da Bonaccini, Ferri, Rombaldoni, Arrigoni e Paolo Rotondo. Ingresso in campo per l'ex nazionale Rodolfo Rombaldoni, classe 1976, 40 anni quest'anno, insieme a Santa Rossa faranno la sfida delle giovani leve. Quintetto confermato invece per coach Pansa, un quintetto che aveva prodotto buoni risultati grande l'ultima azione difensiva dove Tommasini si è fatto infilare subito e ha creato situazioni di vantaggio per gli altri. Giorgi si apre per ribaltarla a Giovara, uscita a Giovara, vuole attaccare Rombaldoni che però lo tiene bene, jump di mano destra, un mezzo runner alla Navarra, tiro stranissimo ma vale 2 punti, 14-15, bravo Giova. Se si giocasse senza tabelloni Giovara sarebbe veramente un re, perché tira tutte così. Palla dentro a Rombaldoni, arresto e tiro però di Bonaccini, in e out, tiro spuntato dal ferro. E allora si va già dall'altra parte, piccherò il laterale fintato, Tommasini vuole attaccare, finta, Arrigoni non salta, tiro cadendo, morbida esecuzione, il ferro accoglie 2 punti, Ferri, mamma mia, che partenza! La non difesa di Paolin, ma... Paolin un po' addormentato a fare il vigile urbano con i compagni, Nicolo Gatti, visto che... Arrigoni non lo fa tirare dai 6,75, lui tira da 8 metri e mette anche questa. Questo anche per sottolineare il gran lavoro difensivo di Arrigoni fino adesso, veramente super. Gatti che in questa stagione vede il canestro grosso come una vasca da bagno tutte le volte che alza la mano, sono 3, Rotondo dalla media, Valugo, Giovara ancora a ribalto ad attaccare subito, altro runner, altri 2, Edoardo Giovara, 21-17 più 4 Valsesia. Sempre per la storia che il tabellone a noi non ci piace, eh? Palla dentro a Rombaldoni contro Giovara che adesso non deve metterci una mano di troppo e spendere falli come di solito. Ma Rombaldoni sbaglia il tiro, ancora Gatti a toccare, Giovara a controllare, palla a Tommasini che prova a darla dentro a Giorgi. Ferri è già dall'altra parte. Che bel playmaker che è Ferri.
certamente, certamente, sa quando correre, sa quando far andare, sa chi servire. Grande giocatore, direi di più, un giocatore veramente ideale per questa squadra. Lombardoni, grande scarico, extra pass per Bonaccini che si alza da tre, ma non va neanche questo. Tiro costruito veramente bene da Forlì e prende buoni tiri comunque. E questa è garanzia di buon esito dell'attacco. Giovara, uno contro uno, altro runner, questa volta usa il tabellone. Edo, non usare il tabellone che sei più bravo. Si è alzato un po' il ritmo del match in questo momento, Bonaccini, pick and roll con Rotondo, grande entrata di Bonaccini e prende una manata in faccia, non gli viene fischiato niente, sbaglia l'appoggio. Paolin dall'altra parte fa cadere Bonaccini e viene fischiato fallo. Ancora un altro errore abbastanza puerile dei giocatori di Forlì che continuano a costruire buoni tiri ma non li mettono. Bravissimo Paolin a ballare un po' la samba di fronte a Bonaccini che si genuflette davanti a lui. Paolino ogni tanto gli fa sballare questo palleggio. Esce Bonaccini, entra Pederzini. Bonaccini che deve aver preso un colpo. Il quintetto di Forlì con Baldoni da due in questo momento veramente imponente fisicamente. Un quintetto gigante. Si fa vedere Giorgi fuori dai tre punti dove non è pericoloso. Tomasini, step back, finta, tiro folle, quasi premiato dal tabellone, non dichiarato però. Rombaldoni dall'altra parte, subito pick and roll in mezza transizione, arresto e tiro da due. Grande rimbalzo di Rotondo e fallo di Edoardo Giovara, rimbalzo. Queste situazioni, il lungo Valsesiano, stando sul tiratore, non fa tempo andare a tagliare fuori. Come dicevamo prima, è importante il lavoro a rimbalzo degli esterni per andare a aiutare Giorgi o Zucco o se giocherà poi da 5 Santa Rosa in queste situazioni. Intanto c'è un fotografo che assume la posizione del Buddha per fare la foto dal basso. Mi fa molto ridere, questa cosa. Palla Rombaldoni, torniamo al match. Retromarcia, arriva il pick and roll con Rotondo, ribaltamento per Arrigoni che si alza alla 3, solo rete per Arrigoni, 21-20 più 1 Valsesia. Prima volta che vedo giocare Arrigoni, ma vi giuro che mi piace un bel po'. Grande difensore Paolin, la palleggia, Giorgi non riesce a finire e fa partire un tiro che neanche trova il tabellone. Rombaldoni, tutta la calma del mondo, chiude un po' il palleggio prematuramente ma la consegna nelle sapienti mani di Ferri. Piccherò il Rotondo, che accelerazione di Ferri, però è grande la difesa in aiuto di Giorgi. Paolin è già dall'altra parte, tutti liberi. Giovara, passi. Giusta impressione di passi di Giovara. Paolin che di nuovo la palleggia troppo su questa situazione di soprannumero. Ferri era andato per terra sul bellissimo aiuto ancora una volta di Giorgi che contiene la penetrazione. Giorgi. Brava la difesa valsesiana, Paolin far muovere di più sta palla. Giorgi, offensivamente qualche difficoltà, difensivamente the wall. Arrigoni a ribaltare per Ferri, i blocchi, grande palla di Ferri per Rotondo che però neanche se l'aspetta, palla dentro, due punti di Rotondo in semigancio Mancino, gran lavoro. Giovara in quella situazione in spacciato svantaggio, Giorgi deve star dentro piuttosto lasciare un tiro da 5 metri all'alto lungo. Si apre Giorgi, pensa per un secondo il tiro, Arrigoni attaccato a Gatti che però adesso la palleggia e lo attacca per Arrigoni, è il secondo fallo. Gran lettura di Gatti, Arrigoni è entrato con un piano partita chiarissimo, togliere il tiro a Niccolò Gatti e Niccolò legge benissimo la situazione, lo attacca dal palleggio. Cambia il quintetto valsesiano, fuori Giorgi, dentro Santa Rosa, cambieranno anche un attimo le dinamiche offensive. Dall'altra parte dentro Pignatti dopo il secondo fallo di Arrigoni, super Arrigoni. Front line gigantesca di Forlì, Pignatti Rotondo contro Gatti Santa Rosa, vedremo. Giovara però, pick and roll con Rombaldoni che gli mette una mano e quasi gliela prende, grande pressione di Rombaldoni. Santa Rosa, finta il pick and roll, Gatti retromarcia, si alza da 10 metri,
non prende neanche il tabellone allo scadere dei 24, però viene fischiato fallo a Forlì. Fallo di Rombaldoni su tagliafuori su Giovara che andava a rimbalzo. Sinceramente non stavo guardando. Comunque, fischio. Se è un regalo, grazie. Se è un regalo, noi lo prendiamo volentieri e ringraziamo e facciamo la rimessa dal fondo. E tra l'altro, vediamo anche un'altra chiave di questo attacco con questo quintetto: pick and roll, Santa Rosa, Gatti. Sarà parecchio esplorato dai giocatori valsesiani per mettere Rotondo comunque in difficoltà su queste uscite. Però il 4-5 sempre più usato da Coach Pans in questi momenti del match. Si apre Giovara che non riceve, lo fa ora, grande pressione di Rombaldoni. Paolini spalle contro Ferri, ribaltamento, si alza Giovara da tre punti, neanche colpisce il ferro, rimbalzo di Rotondo, palla consegnata sul playmaker che ora rallenta un attimo il ritmo, pronto a rientrare Renato Quartuccio per dare un po' di ordine a questo attacco. Ribaltamento, la palla arriva ancora a Ferri, doppio blocco per Rombaldoni, palla dentro a Rotondo contro Santa Rossa, bello l'aiuto di Giovara e altro errore di Rotondo in appoggio da sotto, abbastanza inconsueto. Santa Rossa attaccare subito, ribaltamento, bella la partenza di Tommasini, arresto di Roda, 2, grande Simone, più 1 Valsesia. Mamma mia che bella partenza di Simone in questa situazione, e poi si arresta su una monetina e mette dietro questo arresto di tiro, bravissimo Simone. Palla dentro ancora Rotondo contro Santa Rossa, raddoppio di Tommasini, quasi ci arriva Gatti, la palla finisce però a Pignatti, tiro lungo, rimbalzo di Paolin, la dà a Gatti che attacca subito Pignatti, va a finire di mano Mancina e ce n'è per tre, canestro e fallo di Nicolò Gatti. Penso che queste due azioni devono essere la chiave di questa partita. Raddoppio su Rotondo che gioca il suo mismatch con Santa Rosa che arriva al momento giusto, gli esterni che vanno a rimbalzo e di conseguenza riescono a far correre l'attacco valsesiano. Bravissimi i ragazzi di Coach Pansa in difesa in questa situazione. E intanto fuori un ottimo Giovara, dentro Quartuccio. Intanto è entrato Marsili per Rotondo e Gatti a completare un eventuale gioco da tre punti. Santa Rossa lotta e la controlla quasi, ma l'ultimo tocco è di Forlì e sarà rimessa dal fondo per Valsesia. Come il calcio Balilla, palla vagante, palla all'attaccante, fondo Valsesia Basket. Quartuccio la consegna a Tommasini che vuole attaccare Rombaldoni, lo fa in questo momento, cambio difensivo, finisce Marsini su Tommasini che lo prende di infilata. Simone Tommasini, grande Simo, sembra al telepass dell'autostrada, specie il 100 all'ora e Marsini non lo vede neanche, bravo Simo. Pedersini, arresto e tiro da due, lungo Paolin, la prende lui in mezzo a due, corre dall'altra parte, transizione centrale, rallenta, riaccelera, appoggia Francesco Paolin, 29-22, time out di Coscarelli. E ancora una volta, grande difesa Valsesia Basket, Quartuccio che non permette la ricezione a Ferri, attacco di Forlì che va un po' fuori ritmo, ma soprattutto gli esterni valsesiani che vanno a rimbalzo e corrono, c'è bisogno di canestri facili, di ritmo alto contro questa difesa per attaccare in situazioni statiche a metà campo, se no diventa veramente difficile. Parziale comunque Valsesia Basket in questo momento a più 7, se pensiamo che il time out di Coach Panzer era arrivato dopo 4-5 minuti sul meno 7, grande girata della partita. Certo, poi sul differenziale è un calcolo che impareremo a fare. Per ora due primi quarti davvero belli da un punto di vista di intensità, da un punto di vista tecnico, due secondo me ottimi coach,
sia dalla panchina di Valsesia, dove lo conosciamo bene, ma soprattutto sulla panchina di Forlì, coach Carelli, che è un maestro sicuramente di questo coach, di questo gioco. Per la categoria di sicuro, la pista davanti agli altri per esperienza e vissuto. Vediamo se Forlì comincerà a mettere dentro i buoni tiri che sta costruendo, che finora non ha segnato. E dipende da Valsesia che sia lui. Ferri contro Quartuccio, che prova a mettergli un po' di pressione, incitato da coach Panza. Intanto sono blocchi per Baldoni, ma si fa vedere Pedersini post up di Ignati che non riceve. Marsili blocca, Ferri la vuole dare dentro a Rombaldoni, ma Paolin gli gioca praticamente dentro i pantaloncini. Rombaldoni di esperienza, lo scadere dei 24 non va, rimbalzo di Renato Quartuccio e siamo già dall'altra parte. Ribaltamento per Santa Rosa che vuole attaccare Marsili, pick and roll con Masini, si allunga, non lo prendono più, non lo prendono più. Del Barba che va da tutti a destra e lui va a sinistra, grande Simon che questo. Palla a Pedersini che svito sulla linea di fondo, grande palla di Ferri per Pignatti, bravissimi. Brava Forlì in questa situazione a fare ancora un extra pass e non contentarsi del primo tiro dopo lo scarico di Pedersini. Tomasini vuole giocare il pick and roll con Santa Rosa, ancora situazione di fondo, bello il ribaltamento per Quartuccio, la dà a Paolin che prova ad attaccare per via centrale, Rombaldoni ci mette una mano, Paolin sbaglia, grande scarico per Jimmy Gatti! Valsesia, due alla fine. È il solito sedile nero di pelle del giorno di Ferragosto, caldissimo di Cologatti, rovente. Body check irregolare di Santa Rosa su Rombaldoni, fallo di Walter per lui, primo fallo personale. Ma ci sta questa durezza di body check sulle queste situazioni da parte dei giocatori valsesiani per non dar facili ricezioni in post agli attaccanti forlivesi. Esce Rombaldoni, si fa vedere, palla difficile ma controllata da Rombaldoni, pick and roll con Pignatti che adesso fa un grande roll ma non viene servito. Ferri, uno contro uno con Quartuccio, blocco di Marsili che è simile a una casa cantonale. Ferri, la tocca a Santa Rosa, un po' di lotta, 24 secondi e rimessa Valsesia Basket. Ancora gran difesa Valsesia Basket e inseguire sul pick and roll funziona. Funzionava prima con Giorgi, funziona ancora adesso con Santa Rosa e Gatti. Quartuccio, 1.30 alla fine del secondo quarto, più 10 Valsesia, Gatti, retromarcia, vuole attaccare Marsili, lo fa in questo momento, mano sinistra, alza un po' la parabola, non riesce però a segnare, rimbalzo di Marsili e palla consegnata a Ferri. Vediamo la chiamata offensiva e blocco a liberare Rombaldoni che finta il consegnato, ma dall'altra parte piccolo alto Pignatti, arresta il tiro, la sbaglia, grande Gatti però al rimbalzo e fallo in situazione di bonus di Rombaldoni, un fallo che data l'esperienza io mi sarei evitato. Comunque la partita in questo momento è cambiata da quando Valsesia Basket è riuscita ad andare a rimbalzo difensivo a correre, ancora bene in difesa su questi pick and roll, ancora Quartuccio bravissimo a escludere Ferri dopo il primo passaggio e non fargliela più prendere. Gatti con due tiri liberi, mette il primo Nicolò, 35 a 24, 1 e 0-2 al termine del secondo quarto. Rimbalzo di Marsili, palla a Pignatti, la ridà a Surtaymaker, Ferri, Pignatti fronteggia, palla a Rombaldoni, grande palla di Rombaldoni dentro per Ferri. 35 a 26, Tomasini vuole giocare un tiro veloce per avere un altro possesso, lì in fila, sbaglia l'appoggio, era troppo veloce anche per lui. Ferri, chiamata a testa, palla Rombaldoni che attacca la linea di fondo e segna al di due punti, 4 a 0 di parziale. E Valsesia Basket non deve fare questi regali, Paolin non deve far ricevere quel passaggio dentro
a Ferri nell'azione precedente. Tomasini, oltre a sbagliare il layup che ci può stare, deve spendere fallo in questa azione con due soli falli di squadra fatti da Valsesia Basket. Non si può regalare 4 punti in questo modo, soprattutto a una corazzata come Forlì. Forlì non perdona. 29 secondi alla fine, scusa Paolo, un tiro a testa. Infatti rientrando in panchina al time out, Santa Rossa ha subito strigliato i suoi per queste due azioni difensive e anche quella offensiva un po' affrettate che da più 11 ci hanno portato a più 7. Vediamo se coach Panza disegnerà una magia. Ancora una volta probabilmente si vedono in queste due azioni quelli che sono un po' ancora i limiti in questa stagione di Valsesia Basket, che è la continuità, continua a far sempre le cose giuste, grandi momenti di pallacanestro, ma ogni tanto delle distrazioni, degli errori puerili come questi due ultimi errori difensivi. Poi il layup di Tomasini ci può stare, anche se va dentro è meglio, ma però difensivamente bisogna crearsi certe certezze che ogni tanto Valsesia Basket perde. Ferri, Rombaldoni, Mazzini, Pignatti e Pederzini, Tomasini, Quartuccio, Santa Rossa, Gatti. Paolin e Gatti per Valsesia. Tra l'altro noto ora 6 palli di Vico, 3 palli di Vico, non avevo neanche fatto caso prima. Palla Tomasini per quest'ultima azione del secondo quarto di Valsesia, che non può andare fino alla fine. Pressione di Rombaldoni che le tocca tutta, c'è un'apertura all'area notevole. Santa Rossa con tutta la calma del mondo, Tomasini sarà uno contro uno, palla va a Gatti che deve prendere un tiro allo scadere dei 24, è troppo anche per lui, si lotta a rimbalzo, la toccano tutti. Ferri, situazione di bonus non raggiunta e fallo speso molto bene da Santa Rossa. Qualche protesta di Quartuccio che aveva commesso fallo evidentemente prima. Il cambio da parte di coach Panza che toglie Santa Rossa giusto per evitare terzo fallo. Questa azione, idee non tanto chiare da parte di Valsesia Basket, aveva un paio di mismatch da attaccare in quella situazione, non li ha usati, peccato. 6 decimi da giocare. Occhio ai blocchi ciechi. 6 decimi, si deve tirare al volo. Esce Ferri, tiro da 3. Non è buono. Canestro da 3 di Ferri, incredibile, parziale di 7-0 alla fine del secondo quarto. 35-31, Valsesia Basket. Ci rivediamo qua dopo la pausa lunga. Per ricominciare questa fantastica partita che vede Valsesia a più 4, 35-31 al termine dei primi due quarti. Peccato per un parziale di 7-0 maturato negli ultimi 58 secondi del secondo quarto, con una tripla di Ferri a 6 decimi dalla fine del quarto, da 8 metri al volo sulla rimessa. Quintetto di coach Garelli con Rombaldoni, Vico che è gravato di 3 falli personali, Ferri, Pignatti e Rotondo, risponde Panza con Zucca e Giacomelli, 2 falli per loro, Quartuccio, Paolin e Gatti. Scelte particolari da parte dei coach. Pederzini non riparte in quintetto come aveva fatto all'inizio, non una gran partita in effetti finora per lui. Coach Panza invece che parte con Gatti e non con Santa Rossa, probabilmente per evitarsi il suo terzo fallo precoce. Vediamo Giacomelli e Zucca, che hanno giocato proprio poco durante il primo quarto e non sembravano tanto in partita, come rientreranno, se riusciranno a dare un contributo al coach. Quartuccio mettere pressione a Ferri, palla che va a Vico, Rombaldoni, post up contro Giacomelli, saltamento di Rotondo per Ferri che attacca in pick and roll, bello il roll di Rotondo che però si arresta, canestro e fallo subito, gioco da 3 punti per Forlì che torna a meno 2, fallo fischiato a fallo commesso da Renato Quartuccio in situazione in cui ha saltato per tentare un miracolo a toccare la palla.
una volta la chiave deve essere più pressione sul palleggiatore in queste situazioni. Fortuna che Rotondo sbaglia. Più due Valsesi a 35-33, primo attacco del terzo quarto, consegnato di Gatti per Giacomelli, uscita forte per Tommasini, pick and roll con Zucca, fallo in attacco, blocco irregolare, fischiato Dario Zucca, terzo fallo personale per lui e subito cambio, fuori Zucca, dentro in positivo Giorgi. Sinceramente non ho visto questa situazione, vista così, detta così, non ha preso tutto sto vantaggio Quartuccio da questo blocco, si poteva anche lasciare andare. Pressione di Valsesi a 5 secondi, fischiati a Forlì, grande Quartuccio che mette pressione e si trascina i suoi compagni a fare altrettanto. Forlì che non si aspettava questa pressione, si è fatta trovare impreparata, regalo da parte dei forlitesi. Quartuccio retromarcia, pick and roll con Giorgi, attacca, alza la parabola per cercare un assist per Giorgi, palla perso, riparte Vico, palla Ferri, ma Gatti commette il fallo prima, esce Renato Quartuccio, entra per la prima volta quest'oggi Mattia Dotti. Buon fallo da parte di Niccolò Gatti in questa situazione a togliere il suo piede ai rossi di Forlì, e vediamo Mattia cosa riuscirà a fare, mani piene in difesa su Ferri. Tre falli di squadra per Valsesia però dopo neanche un minuto, quindi quasi situazione di buono sono giunta. Rombaldoni contro Giacomelli, la vuole dare a Vico che attacca subito, sbaglia però il passaggio in uscita per Pignatti, troppo alta la palla, palla persa, rimessa di Valsesia. Intanto cambio psicologico di Coach Panza che fa sedere Quartuccio per 3 secondi e dargli un messaggio, dirgli due cose e subito dentro. Tommasini contro Ferri, Giorgi finta un bel blocco, parte Tommasini, mano mancina, finisce come sempre fuori dal campo ma ne mette altri due, grande partita di Tommasini. Rombaldoni, cambio difensivo accettato, Giacomelli contro Pignatti, Rombaldoni contro Giorgi, altro cambio difensivo, Ferri contro Tommasini, step back, tiro, vola Quartuccio al rimbalzo, bravissimo Renato, già dall'altra parte, palla per Gatti che si arresta ma non riesce a trovare lo spazio per scagliare la tripla, Rotondo contro Quartuccio che gli tira in faccia, rimbalzo di Vico che già dall'altra parte per Rombaldoni, finta il tiro, palla dentro a Rotondo, canestro annullato, fallo fischiato in precedenza a Giacomelli, terzo fallo per lui e bonus per Valsesia. Meglio così, Olivier si lamenta, meglio un fallo Olivier che 2 punti, ma situazioni falli in casa Valsesia comincia a diventare pesante già in bonus dopo 1 minuto e 45 secondi. Palla sulla riga di fondo, palla a Rombaldoni, vola per terra Rotondo, Ferri si arresta, la vuole dare dentro, grande difesa di Olivier che però anticipa tutti, palla Quartuccio per Tommasini, pensa un secondo al tiro, lo tira ora, tripla di Simone Tommasini che sta facendo una partita da grandissimo giocatore, più 7 Valsesia. Vico, bello il body check di Giorgi, la palla vuole andare dentro a Rotondo e Giorgi ci mette una mano di troppo, saranno 2 minuti. Troppo intenso, troppo aggressivo Giorgi, ragazzi di Coach Panza devono anche riuscire a capire qual è il metro arbitrale in questo momento, probabilmente più avanti alleggereranno questi fischi, ma in questo momento sono molto fiscali i direttori di gara, Gianluca, mani alte e contatti col petto su quelle ricezioni. 2 tiri liberi per Paolo Rotondo, 1 su 1 per lui, 40-34, 7-38 alla fine del terzo quarto, 40-35, Quartuccio, blocchi a liberare, penso, Tommasini, no, il pick and roll con Quartuccio, ribaltamento, Pignatti, bella la pressione di Pignatti sui Gatti, Tommasini la prende ora, è consegnato, arresto e tiro da 2, va corto, Quartuccio lotta, la tocca anche questa, bello lo scarico, Gatti al volo da 3,
ormai c'è stupore quando Gatti sbaglia un tiro da tre pignati, già dall'altra parte fallo fischiato a Olivier Giacomelli, quarto fallo per lui e due tiri liberi per Pignatti. Secondo me il fischio in questa situazione ci stava, mi sembrava, ma ripeto, vista così un'infrazione di passi su questa ricezione, ma fischio e giocata che secondo me ci stanno. Quarto fallo di Giacomelli, dentro subito Giovara che ha dato tanta tanta roba nei primi due quarti, vediamo se saprà ripetersi. Liberi per Pignatti, 40-35 Valsesi a 7-11 alla fine del primo quarto, 6 falli nel quarto per Valsesi a 0 per Forlì. Mette il primo Pignatti, giocatore da grandi squadre che cercano la promozione, l'anno scorso Siena, quest'anno Forlì. 2 su 2 per lui, 40-37 Valsesia. Vediamo Giovara come rientrerà in partita, ottimo il suo primo tempo. Palla Tommasini, che ha roll contro Ferri, scarico immaginifico per Gatti che è salito, però rimessa dal fondo, rimessa laterale per Forlì, palla persa per Valsesia. E vediamo che coach Panza grida un 3 dalla panca, vediamo se i valsesiani andranno a zona, cosa succederà. 3-2 sembra. Bravo Michele, sei sempre un passo avanti. Rotondo, ribalta bene per Rombaldoni che la dà a Vico, bella la palla in angolo, arresto in tiro da 2 per Ferri, la palla balla sul ferro, Giovara la cattura e la affida a Quartuccio. Sale Giorgi, no, sale Gatti per un pick and roll, bello lo scarico di Quartuccio, extra pass per Giovara, importante Edoardo, Giovara a 3. Bravo Renato Quartuccio, fa uscire questa palla sulla penetrazione, bravo Niccolò Gatti a non farsi incolosire da un tiro precoce e trovare Giovara con un metro ancora più di spazio. Giovara in punta sulla 3-2 a sfruttare le sue braccia lunghe. Vico, grande penetrazione di Vico con anche un po' di contatto che rimane indietro, però 5 contro 4 per qualche secondo. Allora Quartuccio attacca il centro, sbaglia però un appoggio facile, si dispera Renato. Vico, arresto e tiro da 3 punti lungo, Giovara da terra la controlla, la affida Tommasini che vorrà attaccare subito Ferri e infatti lo fa, scarico per Gatti, si alza da 3 Nicolò, tripla! Nicolò Gatti, grande scarico di Simone e il pallone piano esplode come un rave a Berlino, signori, e questa ci piace, eh? E ci piace, 3-2, scusate la difesa, Valsesia, Rombaldoni la dà dentro a Rotondo, Quartuccio 4 quarti davanti ma è troppo, centimetri più bassi, Rombaldoni la alza ed è fallo di Renato Quartuccio, secondo fallo per lui, pronto a entrare Francesco Paolin. Pensavo che ci sia ancora. Cambio per Tommasini che lo vediamo là sdraiato in fondo, non sappiamo se sia successo qualcosa, vediamo. Presumo che il cambio di Paolin non fosse per Tommasini ma per Quartuccio, poi vista la botta di ricevuta da Simone, credo coach Panza ha cambiato la strategia. Intanto Rotondo mette il primo, 46-40. Guarda una gran tecnica per Paolo, però li mette spesso, bravo Paolo. Ecco, scusa Paolo, non lo faccio più. Incredibile rimessa data a Valsesia, evidente il tocco di Giovara, ma ci fidiamo dell'arbitro. Tommasini a terra, si tocca un po' il quadricipite, speriamo nulla di serio, anche perché è importantissimo questo giocatore quest'oggi, pronto a rientrare Santa Rosa, intanto è uno contro uno di Giovara, Rombaldoni gli mette una mano. Quartuccio, 10 secondi allo scadere del 24, palla Paolin che non sa bene cosa fare, finta, palla Quartuccio ancora, 3, 2, tiro, Ave Maria! Il Renatone Quartuccio,
39-40. Mamma mia Renato, gran bomba e soprattutto importantissima. Ancora se tutti non si contano e si pesano, questa vale 8 ragazzi. Quello che partenza di Vico, scarico per Rotondo che sbaglia per un appoggio, si lotta il rimbalzo, la prende Giovara, Paolin e già dall'altra parte rallenta intelligentemente Gatti, la voleva Giorgi ma Quartuccio non gliel'ha data, finta il pick and roll, Quartuccio contro Vico, scarico per Giovara che finta il tiro, parte ora, arriva bene l'aiuto, bravissimo, bravissimo Vico a capire prima e a piantare i piedi fuori dallo smile. Giusto il fischio da questa parte, un po' ingenuo Giovara a non giocare la resta del tiro o a cercare il compagno sulla rotazione. Cambio intanto dentro a Rigoni per Forlì che rimpicciolisce il quintetto contro la zona di Coach Pansa e che va dietro tra l'altro a Coach Pansa che anche lui toglie Giorgio e mette Santa Rossa. Già un Garelli costretto a inseguire le mosse di Coach Pansa direi molto molto interessante per questa settimana. Rombaldoni, ribalta per Ferri, un po' dimenticato Rombaldoni che prende questo tiro da tre punti e lo manda a bersaglio, grande tripla di Rombaldoni, 49-43, tanti minuti in campo per lui quest'oggi. Quartuccio la dà Santa Rossa, aspetta l'arrivo di Paolin, è uscita per Gatti, blocco di contenimento, Gatti da 9 metri, non prende niente, fischio! Contro Forlì, no, palla fuori, è rimessa per Forlì, entra, ritorna intanto Pederzini per Vico che ha tre falli personali. Un po' di fiato per Vico, un Vico non accesissimo questa partita, complice anche la situazione falli, saprà farsi trovare pronto come al solito sul finale. Vico che è rientrato anche da un infortunio e l'ha tenuto lontano per un po' di tempo, dovrà ancora ritrovare la forma migliore. Ferri per Pederzini, si alza Pignatti dalla media e Santa Rossa gli era praticamente dentro i pantaloncini ma lui gli ha sparati due in faccia. Paolin attacca subito Pederzini che non lo vede neanche partire ed è fallo di Pederzini, primo fallo nel quarto per Forlì. Bravo Paolin a attaccare subito la difesa forlivese che comunque ha preso un po' le misure rispetto al secondo quarto dove continuava a farsi infilare in contropiede. Adesso probabilmente anche hanno rinunciato ad andare un po' a rimbalzo d'attacco piuttosto che non lasciare il campo aperto a Valsesia. Quartuccio riceve, la da Paolin, piccherò il centrale che non lo esplora ma va dall'altra parte e subisce un altro fallo. E Pederzini di nuovo infilato come un tele pasta Paolin. Male Pederzini per la seconda situazione consecutiva. Intanto è terzo fallo di Pederzini. Situazione falli interessante che vede problemi di falli per Giacomelli, 4 personaggi, Zucca, 3 per Valsesia, mentre nelle file di Forlì sono 3 per Vico e 3 per Pederzini. Gatti, ancora Paolina a non sfruttare il pick and roll e altro fallo subito, 3 falli consecutivi subiti da Francesco Paolin. Diciamo che gli arbitri ogni tanto hanno questi minuti di trance agonistico dove in un minuto fischiano veramente come dei vaporetti e ci fa piacere vedere rientrare Simone Tommasini in questo momento, vuol dire niente di grave. Una botta evidentemente al quadricipite. Una botta e via come migliori sabati sera. Paolin contro Arrigoni, si alza da tre, follia. Follia, e quando si va fuori dagli schemi, Paolin davanti e dietro tutti quanti, come dei migliori sabati sera. Grande Francesco, dato un attimo il castro e falli subito, ma perché non tiriamo anche questa? E naturalmente, quando è acceso la mette, difesa Valsesia che torna uomo. Giovara, bene in difesa, si alza Pignatti da tre, in e out, un po' di fortuna per Valsesia, controlla Gatti, la riaffida Paolin, palla Tommasini, chiama il pick and roll laterale, palla Gatti, finta, si alza adesso lui da tre punti, Jimmy! Gatti! Consiglio ai giocatori di Forlì, se fate fondo, ruotate un po' più forte su un po' fatti Gatti. Ferri con la moto, si prende la spalla.
stoppata di Capital Santa Rosa. E anche rimessa Massesia Basket con Carelli, crisi mistica per i rossi di Forlì, chiama time out e la Massesia tutta in piedi. Che cuore i ragazzi di Coach Panza, più 10, 55 a 45, 2-13 alla fine del terzo quarto, una serie di triple in questo quarto, inenarrabile, Gatti, Quartuccio, Tommasini, Giovara, chi più ne ha, più. Bella la partita anche tra il coach, con Coach Panza che va prima zona e poi va piccolo, Coach Garelli che toglie rotondo e va con le due ali, e Coach Panza quel momento che toglie subito la zona e va di nuovo a uomo. Davvero importanti le percentuali da tre di Valsesia Basket in questo quarto, che hanno permesso un attimo di allungare una Forlì che sembrava essere rientrata in partita, soprattutto con tanti viaggi in lunetta, ancora lunghissima, ma il momento è veramente di gas per Coach Panza e tutti i suoi ragazzi. Dunque, un'altra nota positiva è l'accorgimento dello staff di Valsesia sulla situazione di fondo fatta da Forlì, che nei primi minuti aveva messo in seria difficoltà l'attacco valsesiano. Time out obbligato per lo Spanza nel primo quarto dopo pochi minuti, aggiustamento, e dalla situazione di fondo, dalla situazione di difficoltà, per ora i ragazzi stanno prendendo quasi sempre vantaggi, creandosi buoni tiri al di là del segnarli o meno. Tommasini per Gatti, blocco per Santa Rosa che si apre, la ribalta per Giovara, si cerca lo stop, Ferri però è molto bravo, si mette una mano, Tommasini non ha preso benissimo posizione, brutta anche un po' la palla di Giovara che non aveva molto angolo. Bravo Ferri in questa situazione, un po' meno a Giovara che sulla pressione di Pederzini va un attimo in crisi e fa uscire un passaggio onestamente bruttino, via. Vico, c'è il cambio contro Paolin, contro Pignatti, Paolin lo brucia, si arresta su una moneta, Francesco Paolin, che canestro da campionissimo, 5-7, 4-5 Valsesia. Il veneziano non so come si dica un fire, il valsese diciamo che le viscassi. E intanto Santa Rosa controlla anche questa, Paolin è in gas, provato il movimento alla Nurayev, non gli è venuto, Vico dimenticato in mezza transizione, sono sempre tre, 5-7-4-8, un po' di accelerata di troppo nell'attacco valsesiano, Tommasini sapientemente rallenta, pick and roll, fanno fondo, si mette una mano Giovara, bravissimo, che però non la dà fuori, ma ne appoggia altri due. Bravo Edo Giovara, un po' pigro Pederzini in questa situazione. Vico, Piccarol con Pignatti, cambio accettato da Santa Rosa, resto e tiro da due, rimbalzone di Paolin ma viene fischiato fallo, credo Giovara, vediamo, la giochiamo all'otto se la vinciamo. Paolin, fallo del capitano, è il terzo fallo per Walter Santa Rosa. Vediamo le scelte di Costanzo in questo momento, se lo lascerà in campo con tre falli, se deciderà di lasciargli questi 49 secondi di viaggio. Intanto viaggio in lunetta per gli altri. Santa Rosa che, differenza del solito quest'oggi, ha iniziato il terzo quarto dalla panchina, quindi il suo riposo che avveniva a cavallo tra terzo e quarto quarto, Coach Panza lo sta spostando, ovviamente situazione falli permettendo, 2 su 2 di Pignatti, più 9 Valsesia, 48 secondi al termine del terzo quarto. Giorgi pronto a scattare sul cubo dei cambi, lì seduto come un centometrista dentro il posto della panchina. Tommasini contro Pignatti che tira in faccia da tre, tiro corto e rimessa per Forlì. Lasciatemelo dire, un palletto ci poteva stare qua su Simone Tommasini. Un po' di fretta in questo tiro, ma... Cambio, esce Santa Rosa. Esce Santa Rosa, entra Giorgi. E difesa valsesiana che si allunga.
spot da Coach Panza, 2-3 minuti nel corso del stato corto, e adesso siamo a uomo. Palla Bonaccini, Ferri dimenticato, si alza da 3 punti, Ferri, brutta scelta difensiva in questo caso, più 6 Valsesi a 10 secondi, Tommasini a prendersi l'ultimo tiro, molto probabilmente uno contro uno di Tommasini, grande difesa di Pignatti che lo tiene bene, in e out, ma Pignatti spende fallo, saranno 2 tiri liberi per Simone. Bravo Pignatti a tenere 3, 4, 5 palleggi di Tommasini, che poi finalmente lo semina, trova il contatto e al momento non trovava neanche il canestro e fallo. Bravo Simone. E solo cotone per Simone. Brucia la retina. Anche al secondo cambio per motivi difensivi. Nei secondi Ferri a tutto campo tira da 10 metri, da metà campo, non si sa bene perché cade Pignatti. Finisce così il terzo quarto, 6-1, 5-3 Valsesia. Grande terzo quarto dei ragazzi di Coach Panza, e vincono di 4 punti anche questo parziale. Tutto pronto per l'ultima frazione di gioco, Valsesia più 8 sulla capolista Forlì. 3 quarti da grande squadra dei ragazzi di Coach Panza per ora, ma ora si decide tutto in questi ultimi 10 minuti, sicuramente avvincenti, sicuramente di grande intensità emotiva ma anche fisica. Quintetto confermato per Panza: Paolin, Quartuccio, Tommasini, Gatti e Giorgi. Riposo per Santa Rosa, tanti minuti per Giorgi, ottima partita di Giorgi tra l'altro. Ottima partita assolutamente, uno zucco un po' di giri, giù di giri ha permesso questo, ma Gianluca bravo a guadagnarsi. In e out di Tommasini, Quartuccio lotterà in rimbalzo, ma la prende Arrigoni che fa correre Ferri, retromarcia, tutti a posto. Si fa vedere Arrigoni solo ora, blocco, body check durissimo di Giorgi, la palla va ad Arrigoni, l'infrazione, fallo di Renato Quartuccio, per lui terzo fallo, 2 tiri liberi, fischio che non mi trova troppo d'accordo. Fischio abbastanza fiscale, c'era un po' di check di Giorgi in mezzo all'area che sembrava un placcaggio che stanno lasciando andare, fischiato questo sospiro di Renato su una cosa anche abbastanza bruttina di Arrigoni. Wow. Intanto mette il primo Arrigoni, sbaglia il secondo, Tommasini la controlla, non si sa bene come, più 7 Valsesia. Gatti finta di partire, la da Giorgi, si fa vedere Tommasini, uscita e cambio difensivo di Vigo e molto ben eseguito. Paolin, step back e tripla, Gatti però prende il rimbalzo lungo, stranamente nonostante il tiro costruito male riusciamo a prendere il rimbalzo in attacco. Tommasini ancora a ribaltare, Arrigoni, Arrigoni è nettamente il migliore difensore su Gatti, non gli concede nulla. Assolutamente, credo l'abbia un attimo scautizzato in questa settimana. Bel lavoro ancora una volta di Arrigoni che costringe Gatti a mettere la palla per terra, rotondo di nuovo dentro, quintetto di Coscarelli che diventa più tradizionale rispetto ai suoi indicati. E ultimo riposo del match evidentemente per Pignatti, all'inizio quarto quarto. Paolin in zingarata, finta di passo e tiro, torna indietro, sbaglia, o meglio il ferro non accoglie la sua preghiera. Dall'altra parte Vico contro Gatti, gli tira in testa, si salta bene al rimbalzo, grande Giorgi, fa correre Paolin, grande palla di Francesco ed errore di Simone. Però in appoggio che rimane dietro, qualche protesta, ma secondo me era tutto buono. Pederzini dalla media sbaglia, la prende Giorgi e si deve rallentare un attimo il ritmo, infatti Panza chiama la calma, ma Tommasini se ne infischia. Palla accompagnata, è il fischio dei grigi, palla persa, rimessa per Forlì. Fischio che poteva starci anche questo abbastanza fiscale, non ha trovato vantaggio, si stava andando a infilare in un campo d'ortica, si vuole, però
vabbè. Ancora lungo, auto 17 su 7 Valsesia. Giovara vuole andare davanti a Pedersini. Fico, uscita Gatti però. Grande difesa di Gianluca Giorgi. Palla ad Arrigoni, questo è passi. La palla finisce a rotondo, saltano tutti. Sbaglia ancora Arrigoni e alla fine dai che dai, sono due punti. Più 5 Valsesia, sta rientrando. Intanto il capitano Santa Rossa. Come nel primo quarto in questa situazione gli esterni valsesiani non fanno dentro l'area. Giorgi prova, resiste, ma dopo un po' Arrigoni e Rotondo fa la differenza. Intanto l'attacco valsesiano comincia ad avere un po' di fretta. Altra sparata di Gatti. Ferri, Picarol laterale con Rotondo, rallenta il terzo tempo. Giovara lotta rimbalzo ma la prende di nuovo Rotondo. Palla a Ferri in angolo, si alza da tre punti. Tiro lungo, ancora palla che arriva a Vico e fallo commesso da Tommasini. Cronometro dei 24 riciclato a 14, rimessa laterale per Forlì. Torna intanto Santa Rossa per l'ultimo riposo di Niccolò Gatti. Bella scelta di Santa Rossa contro Arrigoni offensivamente. Valsesia Basket ha bisogno di trovare un po' più di qualità nelle scelte. In questo momento tanta bagarre che in certi momenti serviva, adesso serve probabilmente essere un po' più razionali. Per Vico, palla dentro per Rotondo, questa infrazione di passi ben fischiata dai grigi. Bella la difesa ancora una volta di Gianluca Giorgi, prima in contenimento poi in recupero che costringe all'infrazione di passi penso a Arrigoni. Bravo Giorgi a farsi trovare, sinceramente l'infrazione di passi non l'ho vista, però magari mi sbaglio io. Intanto cambio dall'altra parte, riposo per Vico, dentro Bonaccini credo. Paolin non riceve, allora si apre Giorgi che ribalta per Giovara, blocco orizzontale per Santa Rossa, body check irregolare di Bonaccini. Sì, abbastanza pigro in questa situazione, Bonaccini è appena entrato, dritto sulle gambe, si attacca un braccio invece che piegare le gambe e far fatica. Fischio che secondo me eticamente ci sta, vogliamo difendere ragazzi, far fatica. Si fa vedere Giorgi che l'ha dato Masini che la controlla un po' a fatica, Piccarol, bella la palla di Giorgi che sbaglia un appoggio importantissimo da due. E commette anche fallo, terzo fallo di squadra. Due o tre errori nel quarto quarto, uno possono pesare alla lunga, ma Valsesia Basket sta facendo bene, l'importante è tenere in difesa, essere attenti e non aver fretta in attacco. Arrigoni aspetta l'arrivo di Rotondo. Ennesimo body check fischiato, questa volta a Edoardo Giovara, terzo fallo per lui, quarto fallo di squadra e bonus raggiunto a 6:35 al termine della partita, un'eternità. Rimessa 1 euro. Qualche difficoltà a rimetterla in campo, Arrigoni contro Santa Rossa, lo attacca da Alter però difende bene, lo stoppa anche col recupero. Gran difesa di Walter Santa Rossa in questa situazione, bravo Walter, vediamo se Valsesia Basket trova una buona soluzione offensivamente. Palla al capitano nel momento del bisogno. Ancora riposto per Santa Rossa contro Arrigoni, tiro cadendo all'indietro, non va, Giorgi non salta neanche a ribalzo perché Rotondo gli è davanti, palla a Ferri, ribaltamento per Bonaccini, grande tuffo di Santa Rossa. Bravo Walter che gira attorno a Arrigoni che aveva preso benissimo posizione, dall'altra parte invece un po' palla, un po' troppo ferma sul quarto di campo, dopo il riposto probabilmente invece che tenere il tiro, mancava ancora 7-8 secondi. Poteva cercare di andare a esplorare il lato debole della difesa che si era abbastanza chiusa dentro l'area. Torna intanto Jimmy Gatti per l'ottimo Santa Rossa e Giorgi. Palla dentro a Rotondo che ha centimetri e chili in più di Giovara. Ne mette due,
emorragia difensiva e offensivamente da qualche minuto che Valsesia non segna più. Vediamo se Paolino riuscirà nell'intento, prende la linea in fondo, alza un po' la parabola, altro appoggio sbagliato, però Bonaccini è già dall'altra parte a tirare in testa Gatti. Si lotta al rimbalzo, la palla non si sa come finisce al numero 13, la prende Giovara, Bonaccini la strappa, è una lotta ed è rimessa dal fondo per Forlì. Bravo Giovara in questa situazione, bravo Nicolo Gatti, portare a casa questi palloni però ragazzi, portare a casa questi palloni. Momento probabilmente più difficile della partita dopo i primi 5 minuti per i ragazzi di Cospansa, che devono ritrovare un po' di ritmo in difesa per trovare di conseguenza ritmo nel tacco, stare prima nei giochi, provare a correre senza aver fretta come è successo nei 2-3 minuti precedenti. Uscita per Arrigoni che prende subito il tiro, non va Giovara, prende finalmente un rimbalzo con un grande zompo in testa a tutti. Adesso però bisogna segnare, 5-10 alla fine della partita, e infrazione di passi per Tommasini. Questa azione penso sia un attimo l'esempio della nebbia calata sugli encefali dei giocatori valsesiani negli ultimi 4 minuti in attacco. Dai ragazzi, fatti 35 minuti super bene, non si molla adesso. Uscita per Ferri e sarà due tiri liberi per Ferri. Ballo che ci sta, Paolini insegue su questi blocchi, si attacca alle mani di Ferri, Ferri la fa notare come per tutto quello che può, è giusto viaggio in lunetta da parte di Ferri, questa intensità però ci sta per i ragazzi di Cospansa. Spansa, il problema è trovare ritmo in attacco che da tanto, veramente troppo, che non si sente. Ferri mette il primo, meno 2 per Forlì. Meno 1 per Forlì. Mini supplementare di 5, anzi senza mini, supplementare sostanzialmente di 5 minuti. Squadre quasi in parità. Mamma mia, Arrigoni ci mette una mano all'ultimo secondo e con Giovara che l'aveva bruciato. Possibilità di passare in vantaggio per Forlì. Tommasini, bella la difesa. E fallo fischiato a Simone e altri due tiri liberi per Forlì. Vista da qua questo non ci stava. Viaggio in lunetta per Ferri, che si è dimostrato un giocatore chirurgico. Brutto fischio. Tanti falli a pochi in questo momento, non che Forlì dovesse averne di più, ma secondo me un paio di fischi di questo tipo si potevano evitare. Viceversa l'attacco valsesiano continua comunque a far fatica, anche in questa situazione Giovara aveva linea di penetrazione aperta verso il canestro, bravo Arrigoni a recuperare e toccargliela da dietro, senza più lo fare. Più uno Forlì che ritorna davanti, non succedeva da più o meno il primo quarto. 4-28 alla fine. Paolin, attacco valsesiano un po' sterile in questo momento, e non tanto oltre che per i punti anche per la qualità del gioco. Santa Rosa attacca, fischio. Fischio corretto da parte dei grigi, chiaramente sul palleggio di Walter. Peccato che la volta che stavamo andando a far canestro. Il problema dell'attacco valsesiano è che comunque la palla è troppo ferma, un po' come i primi 2 o 3 minuti. Rotondo sapeva di essere in bonus e ha speso questo fallo. Fallo speso molto bene da Rotondo. Tommasini a giocare il pick and roll, vuole attaccare Rotondo. Tira sul ferro. È un po' nervoso Simone in questo momento. Cambio, ritorna Quartuccio. Paolin contro Ferri, Bonaccini contro Tommasini, la palla però va a Federzini in post, arriva Santa Rossa. Tommasini battuto troppo facile da Bonaccini e time out obbligato per coach Pansa. 6-1, 6-4 più 3 Forlì,
che in un parziale aperto tanto tanto a poco 11-0. Obbligatorio per Lorenzo Panza e il suo staff, anche per fare un po' un attimo di infiatare i suoi ragazzi che in questo momento non hanno la giusta lucidità. Vedo che le sfortune in questa partita di Vicenza Basket dipendano ancora più dalla metà campo difensiva che da quella offensiva. Se la difesa valsesiana, come nei quarti centrali, riesce a generare attacco controllando i tabelloni o andando con recuperi o sulle palle vaganti, allora questi 3 minuti e 47 potrebbero essere ottimi per Valsesia Basket. Se invece si è costretti a continuare a attaccare in situazioni di difesa totalmente schierata e palla ferma, diventa un attimo più problematico. Vedremo se Coach Panza deciderà ancora più scherzi eventuali nell'accoppiamento dei dubbi contro Rotondo. Vediamo un po'. Si riparte. Intanto è uscito Tommasini, è ritornato Quartuccio, si fa vedere Santa Rossa che attacca subito Rotondo che commette il fallo, non gli viene fischiato e viene deliberatamente mandato in lunetta per due tiri liberi che potrebbero essere ossigeno puro. Walter viaggio in lunetta, Rotondo di nuovo in questa situazione di ricezione abbastanza fermo, il mismatch c'è, ma Paolo Rotondo in quelle situazioni deve fare, aver voglia di fare un po' più fatica. È il capitano, meno due Valsesia Basket. 1-1 per Walter in questa gita in lunetta che diventa 3-2, meno uno Valsesia. È bravo Quartuccio ad alzare la difesa. Vediamo se Quartuccio riuscirà a mettere un po' di pressione e un po' di sabbia negli ingranaggi di Forlì. Lotta tra Ferri e Quartuccio, Bonaccini contro Paolini, blocco di Rotondo, però Paolini difende bene, Bonaccini 3, 2, 1, Ferri allo scadere dei 24, rimbalzo di Giovara che parte subito e fallo di Bonaccini e bonus raggiunto anche per Forlì. Bella difesa in questa situazione di Valsesia Basket, bravo Quartuccio a dare il messaggio ai compagni, allungare la difesa su Ferri a 28 metri, bravo Giovara a spingere questa situazione di palleggio e portare a casa un fallo. Rimessa per Simone Tommasini, rientrato in campo per uno splendido Giovara stasera, secondo me. Giovara importantissimo, soprattutto rimbalzo, parte i punti e tutto quello che vogliamo. Quartuccio contro Bonaccini, fa ancora situazione di fondo, Tommasini la vuole dare dentro al capitano, ribaltamento fantastico per Gatti che però sbaglia il tiro, la palla è lì, si tuffa Walter Santarossa. Legge truffa del possesso alternato, premia Forlì. Peccato perché Walter fa tre cose una dietro l'altra, una più bella dell'altra. Prende situazione di vantaggio sul rispetto col pick and roll. Riceve, la spara Jimmy Gatti nel lato debole. Va ancora il rimbalzo, la tocca e poi si tuffa. Peccato, peccato, peccato. Ma costruire questi buoni tiri alla fine qualcosa si porta a casa. Dai ragazzi. Meno uno, 2:45 alla fine della partita. Palla ad Arrigoni, quintetto short per Coach Panza, soprattutto nei tre esterni, grande pressione di Paolini che passa sopra il blocco di Arrigoni, Gatti un po' in ritardo ma Arrigoni non pensa neanche al tiro, Ferri inseguito da Quartuccio ed è pick and roll centrale con Quartuccio e due tiri liberi ancora per Ferri. Brutto fischio secondo me da parte degli arbitri questo. C'era fallo di Quartuccio, c'era anche fallo di Rotondo. Secondo me a 2:28 dalla fine queste situazioni bisogna lasciar giocare. Peccato per la difesa valsesiana, aveva fatto ancora una volta un bel lavoro costringendo a giocare un pick and roll a 9 metri del canestro i giocatori di Coscarelli.
intanto dentro Pignatti fuori al rigore. E Ferri incredibilmente sbaglia il primo tiro libero della sua partita. E ne ha tirati, eh? Uno su due. Più due Forlì. 2:28 alla fine. Gatti consegnato per Paolin. Palla va a Tomasini che gioca un pick and roll. Cambio accettato da Pignatti. Retromarcia. Tomasini lo insegue. Scarico difficile, ma arriva Paolin. Che segna la tripla. Francesco Paolin. 6-6, 6-5 Valsesia. Più 1, 2. Minuti esatti alla fine del match. Levi scasi Paolin e tocca anche questa. Non fa fallo Francesco, recupera posizione. Bravo Francesco. Bonaccini, extra pass per Ferri, la difesa sesiana si chiude tutta. Palla a Tommasini che accelera. Paolin la dà a Gatti. E bravi ragazzi che non trovano vantaggio e ricominciano. Bravi, bravi, ancora Piccherol, Santa Rosa, Tommasini. Coach Garelli costretto a togliere Rotondo per evitare queste situazioni sui cambi. E Simone Tommasini mette anche questa. Bravo Simone. 6-8, 6-5. Time out obbligato per Coach Garelli. Secondo time out su 3. 1:25 alla fine. Palla loro piana che è più simile alla bombonera del Maracanã. A esultare e applaudire per questi ragazzi che comunque vada questa partita stanno dimostrando di non essere la Cenerentola del campionato, ma una squadra che ci crede, una squadra con gli attributi, anche nei momenti di difficoltà riesce sempre a trovare una soluzione. Ancora una volta i migliori momenti offensivi di questa partita di Valsesia Basket nascono da ottimi momenti difensivi. Grande lavoro di Quartuccio di prima e di Paolina ancora, che la va a toccare un paio di volte. Bravi ragazzi. In attacco invece dall'altra parte Coach Garelli si trova costretto a togliere Rotondo, ma malgrado questo il pick and roll con Santa Rosa come bloccante deve ancora creare grossi vantaggi per i giocatori valsesiani. 1:25 alla fine, sarà rimessa in zona d'attacco per Forlì. E vedremo le scelte di Coach Garelli, se confermerà il quintetto come questo, se Vico rientra, sì, come vedo, fuori tanti minuti per un comunque positivo Bonaccini. Vediamo quintetto confermato, quindi da parte del cambio, con l'esclusione del cambio, Bonaccini per Vico. Vico a fare la rimessa, sarà uscita per Ferri e da lì costruiranno qualcosa. Il cambio difensivo, Quartuccio per un pelo non ci arriva. Arrigoni, no, Pedersini consegnato. Vico contro Paolin. Blocco con Pignatti, Piccarol con Pignatti. Santa Rosa chiude bene, grande Santa Rosa. Prende la linea di fondo Pedersini. Che canestro per Pedersini. Gran lettura di Pedersini sulla linea di fondo. Bravi compagni all'ultimo secondo a trovarlo. Peccato, un'altra grande azione difensiva a Valsesia Basket. Tutti fermi, Quartuccio la palleggia ormai per 10-14 secondi. 10 secondi, palla Tommasini. Che nel bene o nel male, Vico che gran difesa. Ci mette ottimamente una mano. La palla quasi esce, va dentro, passi di Arrigoni e rimessa dal fondo per Valsesia. Sinceramente questa non l'ho proprio vista, secondo me non era passi. Punto attacco però Valsesia Basket prima, un possesso per squadra più uno Valsesia. 30 secondi. Piche contro esterni, Paolin contro Pedersini. L'esperto Paolin c'ha la palla più importante del match, la dà a Santa Rosa, grande scarico, Volpe! Santa Rosa 7-0, 6-7 più 3 Valsesia, 19 secondi 8 decimi alla fine. Bravissimo Francesco,
che in queste situazioni di solito va al ferro a trovare il capitano che mette un gran piazzato al 39esimo e 40 secondi. Adesso mani piene per Coach Carelli per andare a trovare un buon tiro in questa situazione. Ricordiamo che Coach Pans ha ancora due timeout da spendere, Coach Carelli invece con questo li ha spesi tutti. Vedremo anche le scelte di Coach Pans se deciderà di spendere un fallo o di difendere. Vediamo. Secondo me Forlì veloce, tiro da due veloce e poi fallo sistematico. Sicuramente avranno scautizzato i ragazzi con Spansa e sapranno che nel girone sono quelli che hanno la percentuale di liberi più bassa. Direi che come scelta ci può stare, probabilmente con Spansa in queste situazioni chiamerà direttamente time out per mettere la palla in mano ai suoi migliori tiratori. Vediamo un po' anche con che contesto entra Coach Carelli, secondo me è picco pericolo pubblico numero uno. Non è che ho detto chissà che novità, Diciamo che tra Vico, Ferri, Pignatti e Pedersini c'è l'imbarazzo della scelta e se male va abbiamo Arrigoni. Ma sì, va, dai, non facciamoci mancare niente. 19 secondi, 70-67, finale, come sempre, al punto qua il palla loro piana, palla a Ferri, non è un tiro veloce da due, e allora arriva Pignatti per il Picarol, cambio accettato da Santa Rossa, la palla va a Vico, arresto e tiro da tre punti, non va, la prende Tomasini, antisportivo! E giusto anche questo fischio, secondo me! Giusto anche questo fischio, da dietro si attacca per il fianco. Simon, metticene uno e andiamo tutti a casa. Due tiri liberi, Jesse, e possesso per i ragazzi di Coach Pansa, Claudio Canonfiglio e di Luca Perona. Insieme a Francesco Gagliardini completano lo staff tecnico di questa Valsesia Basket. Più 4 Valsesia Basket, Paolin va a baciare in testa Tomasini come i giocatori della Francia facevano con Barthezio ai mondiali del 98. Guarda questa rimessa, ragazzi! C'è Gatti dimenticato, c'è Gatti, tagli sta palla, c'è Gatti dimenticato e la palla va a Gatti e finisce qua la vittoria di Valsesia contro la favorita, contro la corazzata di Forlì. Non è un sogno, è la realtà. Questa squadra ha attributi, ha capacità, ha uno staff tecnico che la permette di arrivare nelle prime posizioni di un girone di ferro. Signori, diciamocelo, questa vittoria, playoff sicuri o quasi, ci siamo quasi, toccate tutti i maroni che conoscete, il ferro che trovate. Ma. E io per toccare un marone tocco il nostro regista Piergiorgio Cerri. Ti do una mano. Ciao a tutti, ci vediamo qua tra due settimane contro Rimini.